Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati da nuovi video unboxing. Quest'oggi abbiamo in uscita in redazione la nuova Drevo Tarfing V2 full layout da 104 tasti. Drevo ha scelto di ampliare, diciamo, la serie Tarfing aggiungendo anche il modello full layout e quindi agevolare i videogiocatori che utilizzano la tastiera non prettamente solamente per il gioco ma anche per altri utilizzi, quindi di scrittura e così via. La confezione è come sempre in cartone, classica colorazione nera e gialla, classica del logo della Drevo. Nella parte frontale troviamo il logo e il modello della tastiera. Nel retro della confezione troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, diciamo uno schema della tastiera con le varie caratteristiche principali, mentre nella parte superiore troviamo la tipologia di layout, la tipologia di switch meccanici e la tipologia di caps, se sono in PBT oppure in hubs. In questo caso abbiamo degli hubs con, cioè, scusate, dei switch meccanici red che sono degli Otemu red e in questo caso non viene selezionata il layout di digitazione ma è quello americano. Seguire troviamo i vari classici effetti di retroillumazione RGB presenti anche su questa tastiera e nient'altro. All'interno della confezione troveremo un classico sticker della Drevo da applicare dove vorremo, un don't like, I like relativo ai social riferimenti del brand. Troviamo anche qualche informazione nel caso dovessimo registrare il prodotto per la garanzia e un classico manuale di istruzioni. A seguire troviamo due estrattori, uno con un manico in plastica e uno classico più basilare in alluminio per estrarre i caps. In quanto la Tarfing V2 ci permette di sostituire in modo completamente autonomo gli switch presenti sulla tastiera. Nel nostro caso abbiamo ricevuto una Tarfing V2 con Otemu Red. Nella confezione troviamo altri 4 Otemu switch meccanici Otemu Red, ma nel caso avessimo scelto un prodotto, un modello, scusate, con switch brown, avremmo potuto estrarre 4 tasti, magari i classici tasti WASD principali del gioco, con questi qua di colore rosso e quindi avere un diverso feedback. Questi sono i classici switch meccanici lineari da circa 45-50 grammi di peso. Diciamo 45-50 grammi perché gli Otemu non restituiscono e non hanno le stesse specifiche dei classici e originali CRMX. Ovviamente sono comunque dei switch meccanici sicuramente molto affidabili come abbiamo visto anche in altri video unboxing e in altre recensioni. E infine troviamo la tastiera vera e propria che è la Drevo Tarfing V2 da 104 tasti, quindi full layout. Il design, come possiamo vedere, è classico ed elegante, una classica colorazione di colore nero. Abbiamo il full layout, quindi anche con il tastino numerico rispetto al modello TKL, il primo modello presentato da Drevo. Il layout di digitazione, come abbiamo detto, è americano. Dando uno sguardo più da vicino, possiamo osservare il set di tasti multimediali o in doppia funzione presenti con i tasti funzione, quindi da F1 ad F8 abbiamo i tasti multimediale, da F9 a F12 dei tasti per aprire il client di posta, il browser e così via. Mentre spostandoci nella parte più centrale, destra, troviamo quelli che ci permetteranno di cambiare i vari effetti di illuminazione, la velocità e quant'altro. Ovviamente sono cose già viste in precedenza. Possiamo dare uno sguardo anche alla superficie in alluminio satinato presente con la Tarfing V2 nella parte superiore dello chassis. Quindi abbiamo una parte superiore in alluminio satinato e un contorno dello chassis in classica plastica. I tasti sono in classico hubs e non sono in PBT, altrimenti questo modello, che diciamo comunque un modello budget, sarebbe costato sicuramente di più. Spostandoci nel retro della tastiera, classica disposizione con due classici piedini apribili in plastica con rivestimento gommato, altrimenti troviamo quattro gommini, scusate, sei gommini in piedini in gomma, due nella parte superiore e quattro nella parte inferiore per assicurare la massima aderenza sul piano dove porremo la tastiera. Abbiamo anche una sorta di canalina per effettuare un cable management del cavo stesso.
possiamo dare uno sguardo anche alla struttura esposta dei switch meccanici. Vediamo anche, facciamo vedere anche i switch stessi, che come abbiamo detto sono degli Utemo Red. Struttura classica e trasparente per agevolare o comunque migliorare l'irradiamento della retroilluminazione RGB per singolo tasto. Ci spostiamo a dare infine uno sguardo al cavo classico resistito in treccia di tessuto e al connettore USB placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete la recensione completa di ulteriori immagini dettagliate, le nostre analisi, i nostri test e le nostre conclusioni e considerazioni. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.